Gentili telespettatori, a quest'ora è arrivato il momento di parlare di economia. Lo facciamo come sempre, ogni settimana, col direttore generale della BCC Aquara, Antonio Marino. Ben trovato, direttore. Buongiorno, buongiorno. Oggi siamo assolutamente contenti qui ad Agropoli perché fortunatamente abbiamo ritrovato quella ragazza che ieri sera era scomparsa, quindi siamo gioiosi soprattutto per la risoluzione del caso. Non so se hai sentito parlare di questa vicenda? Sì, ho letto, ho sentito ed è un momento di grande soddisfazione, il lieto fine di questa vicenda. Bene, bene. E adesso parliamo di un'altra realtà molto importante, ovvero sempre la tua organizzazione istituzionale, che è appunto la grande famiglia della banca BCC di Aquara. Al 30 giugno avete tratto un primo bilancio, quindi il primo semestre, lo abbiamo accennato nella scorsa puntata. Oggi mi piacerebbe approfondire nel dettaglio, direttore, quindi parlare di raccolta complessiva, impieghi clienti, capitali e riserve, nuovi fidi deliberati, numero dei soci, sportelli, numero di conti correnti, numero clienti, sofferenze lorde e impieghi lordi. Naturalmente tutti i dati presenti sul sito della bccaquare.it. È vero, noi in termini di trasparenza non ci facciamo mancare niente. I dati sono tutti sul sito, li abbiamo anche pubblicati su Banca Informa, quindi è tutto evidente, non nascondiamo nulla. Il dato che appare subito è il fatto che la raccolta, cioè i depositi affidati alla banca, sono cresciuti ancora intorno a scarso 9%, quindi è una crescita molto sostanziosa che proietta quasi un 20% a fine anno, che è la stessa percentuale dello scorso anno. Quindi quello che occorre rimarcare è questo fatto che la gente continua a mettere soldi da parte. Ancora c'è il timore per questa pandemia sostanzialmente, e quindi c'è questa preoccupazione, c'è questo clima di incertezza che ancora non va via. E quindi c'è questo accantonamento di somme, si risparmia più di quello che si spende, perché i prestiti alle famiglie, alle imprese, tutto sono cresciuti intorno al 3%, quindi molto meno. Quindi la gente ancora non investe, come devo dire, il tram della crescita ancora non è partito totalmente, anche se rispetto a qualche mese fa è chiaro che c'è più movimento, c'è più in giro, c'è più fervore, però diciamo che il dato è questo, ecco, tutto il resto sono numeri conseguenziali, insomma, no? È cresciuto un altro sportello che è quello di Agropoli, i prestiti deliberati dal Consiglio sono più o meno in linea con quello dello scorso anno, siamo a 54 milioni a giugno, se non sbaglio, contro i 112 dell'anno scorso, dell'intero anno, quindi il dato tendenziale dovrebbe essere 108 milioni, siamo là. Quindi in effetti però quello che giova rimarcare è questo, che i depositi continuano ad aumentare più dei prestiti. Questo è un dato tra l'altro uguale anche per le altre banche. Noi tra l'altro io intendo dire che noi siamo una banca che non ha mai fatto fusione, quindi i nostri numeri sono numeri, come devo dire, senza additivi. Per cui adesso siamo riusciti a superare la fatidica soglia dei 400 milioni di raccolta. Siamo a 407 milioni, quindi questo è il dato essenziale, ecco, che i depositi aumentano più degli impieghi, più dei prestiti. In una situazione di crescita vera dovrebbe essere il contrario, dovrebbero crescere di più i prestiti e di meno gli impieghi e di meno la raccolta. Chiaro, infatti, direttore, permettimi, io grazie a questo programma, grazie a te, riesco a fare anche un po' di formazione sull'economia. Quindi mi chiedevo il dato dei nuovi fidi deliberati. Vedo che l'unico negativo, meno 2,56%, che è un dato tendenziale. Mi puoi spiegare cosa È quello significa? che dicevo, l'anno scorso mi pare che abbiamo fatto deliberati nuovi fidi per 112 milioni, se non vado Sì, errato. esatto, giusto. Quest'anno a giugno eravamo a 54 milioni. Se
li raddoppiamo, no? 54 più 54 fa 108, che è un po' meno dei 112 dell'anno scorso. Ma questo non significa niente, perché può darsi che nel secondo semestre, se la crescita dovesse ingranare, come suol dirsi, potremmo ribaltare la situazione e farne, anziché liberare 54 milioni, quelli che sono stati il primo anno, ne facciamo, che ne so, 60, e già abbiamo superato, insomma. Quindi è un dato tendenziale, ecco, quello che abbiamo messo, meno 2,5. Però, direttore, forse è dovuto anche dal fatto che c'è una sfiducia nell'investimento, non nei confronti della BCC, ma nell'economia No, è stessa, chiaro, l'economia è data dal generale, Covid, è un no? dato nazionale, ma tra l'altro il dato dello scorso anno, nei 112 milioni, confluirono sicuramente anche i tanti mutui Covid, no? Quindi c'è stato un acceleratore in quel senso, e che quest'anno non ci sono come nuovi fidi deliberati, però non niente di assolutamente niente di preoccupante. E poi vedo appunto un aumento dei numeri di conti correnti del più Questo è 4,30 importante, perché e i numeri sempre clienti più, sì, è importante questo dato, perché come. ci dice che sempre più clientela nuova si avvicina alla nostra banca, e questo è un dato molto molto significativo. Vuol dire che aumenta la fiducia verso la banca, vuol dire che aumenta l'attenzione verso la banca, aumentano i clienti, e quindi siamo quasi a 20.000 conti correnti. Cioè, abbiamo tanti conti correnti quasi quanto la popolazione di un comune come Agropoli, insomma. Certo, e infine le sofferenze lorde, impieghi lordi, anche questo meno 30,58%, E se questo me lo spieghi. è un dato positivo, chiaramente, no? Quando diminuiscono i crediti anomali è un dato positivo, e noi abbiamo avuto questa performance positiva che viene fotografata da questo dato. Quindi sofferenze lorde rispetto al totale degli impieghi lordi sono calati del 30% in percentuale, sul dato percentuale. Molto bene, grazie e complimenti. E adesso passiamo invece alla manifestazione di domani dedicata ai giovani. Ne approfittiamo anche da questi canali per invitare più giovani possibili e partecipare all'iniziativa che ce la spiega brevemente il direttore. È un'iniziativa voluta dal nostro gruppo BCC Giovani. Il direttivo del gruppo ha immaginato questa bella iniziativa, l'ha realizzata. È un evento di giovani per i giovani, quindi la banca fa da spettatore sostanzialmente. Lo facciamo qua in house, diciamo, nel piazzale nostro, per non gravare di spese all'iniziativa, e quindi è una cosa fatta con tanta semplicità. Quello che ho spiegato ai ragazzi, ho detto: guarda, puntate molto sugli interventi che farete, perché questi eventi devono badare alla sostanza, non alla forma, no? E quindi ho raccomandato che facessero questi interventi quanto più qualificanti possibile. Poi per il resto niente di che, niente di godereccio, insomma, ecco. Quindi vogliamo parlare a quei giovani che sono portatori di concretezze. Questo è il messaggio, insomma, no? E vogliamo che i giovani siano quanto più possibile concreti in tutte le loro espressioni, in tutte le loro manifestazioni. Poi è chiaro che per noi è fondamentale avere questo gruppo giovane, perché significa che puntiamo sul rinnovamento generazionale. La banca deve oggi necessariamente saper interloquire con i giovani, perché i giovani di oggi sono gli uomini di domani, quindi oggi dobbiamo investire sui giovani. Se noi non siamo in grado di interessare i giovani, vuol dire che avremo fallito, perché i giovani rappresentano oggi un segmento di clientela più moderno. Quindi sono quelli che vogliono più servizi, più app, più in-bank, più cellulare, insomma, no? Sono quelli che più vogliono andare in banca utilizzando il cellulare, mentre le persone più anziane vanno in banca fisicamente. Quindi, in effetti, quindi noi dobbiamo essere capaci di accogliere le istanze dei giovani, ma anche quelle dei meno giovani. Quindi, ecco, per avere questa banca universale. E questo è anche lo sforzo che stiamo facendo con i giovani. Cioè, noi chiediamo loro: diteci
possiamo fare per intercettare maggiormente il segmento giovane con i nostri servizi? Lo facciamo già bene perché sono tantissimi, però non vogliamo porci limiti, chiaramente. Certo, e lo farai naturalmente insieme a dei professionisti che incontreranno i giovani, ovvero Pasquale Giglio, che è il direttore Confesercenti Salerno, Marco Gambardella, il presidente di Confindustria Giovani Salerno, Pasquale Sessa, vicepresidente di Confindustria Giovani, Roberto Esposito, imprenditore SEO di The Rev e Forecap, che io ho intervistato, ho conosciuto già tempo fa, prima che lui andasse a Milano. Complimenti, perché è un ragazzo eccezionale. Gli altri li conosco, ma insomma ho poca confidenza rispetto a Roberto. E poi Enzo Tropiano, che è il direttore della Coldiretti Salerno, davvero un parterre di persone che ascolteranno le istanze dei giovani, ma soprattutto anche capaci di dare dei consigli per l'impresa. Sì, su giovani moderni e soprattutto inseriti nel, diciamo, nella parte produttiva della nazione, ognuno ha un suo ruolo produttivo, cioè, quindi in effetti dobbiamo partire di qua, partire dal concreto, dalle cose concrete, se vogliamo dare una svolta a questa nazione, perché ultimamente parliamo troppo con le nuvole, insomma, dobbiamo scendere più sulla terra, confrontarci con la realtà. È una realtà difficile, lo sappiamo bene, è una realtà appesantita da tante situazioni, debito pubblico, burocrazia, eccetera, per cui questa è una nazione che ha delle grandissime potenzialità in ogni settore, però grazie al nostro modo di fare, sempre più sbarazzino, sempre meno, diciamo, organizzato, stiamo mettendo in ginocchio una nazione. Ecco, dobbiamo lanciare questo grido d'allarme, dobbiamo essere più concreti, più realisti, meno populisti, perché il populismo ormai è quello che danneggia di più. Insomma, questo è il messaggio che dobbiamo dare ai giovani, cioè riappropriatevi di questa nazione. Direttore, io ti saluto facendoti i complimenti per il look. Mi piace molto il colore della tua camicia e soprattutto il colore dei capelli, anche se c'è un po' di bianco, ma davvero te lo dico con sincerità, senza piaggeria. La camicia è perché abbiamo vinto, azzurra perché abbiamo vinto il campionato ormai. Ah, vedi? La cosa bella di questa vittoria, no? È che tutta l'Europa ha fatto il tifo per noi, quindi riconoscendo che ormai l'Inghilterra è fuori dall'Europa, no? E questo è un fatto positivo. Ieri, quando il ministro Franco, quello dell'Ecofin, è andato alla riunione dell'Ecofin, hanno applaudito tutti, perché hanno riconosciuto nell'Italia questa vittoria per conto dell'Europa contro coloro che hanno lasciato l'Europa, no? Ma l'hanno lasciata in malo modo, perché se poi stare fuori dall'Europa significa non essere sportivi, non apprezzare la medaglia del secondo posto, non apprezzare una premiazione, non apprezzare, non saper metabolizzare anche una sconfitta, perché ogni volta che c'è qualcuno che vince c'è sempre uno che viene sconfitto, no? Quindi bisogna dare pari dignità a tutti. Loro invece se ne sono andati, però l'Inghilterra, il suo fair play, diciamo, è, insomma, si è andato un po' a farsi benedire, insomma. Invece l'Italia ci ha fatto un figurone, e quindi per l'orgoglio di essere italiano è una volta tanto, dai. Assolutamente sì. Direttore, come sempre, ti ringrazio anche per la tua simpatia, quindi non solo per la tua preparazione. Ci vediamo probabilmente, anzi diciamolo, lunedì sera in diretta su Cilento Channel alla serata di inaugurazione del Castellabate Film Festival. Spero verrai, no, all'inaugurazione. È la serata del 24, in cui tu purtroppo per motivi di forza maggiore non potrai esserci, ma sicuramente sarai vicino a noi col pensiero per un evento importante. Poi lo diremo magari durante il collegamento della settimana prossima, che cosa accadrà il 24, non solo la finale del mio festival, ma anche un bel evento per il direttore Marino. Direttore, allora grazie come sempre, e ci vediamo lunedì al Castellabate Film Festival, lunedì sera. Lo dico anche a tutti coloro che seguono questa rubrica, tutti coloro che sono clienti della BCC Aquara,
E poi in collegamento sempre in mattinata, settimana prossima, con la rubrica di economia. Grazie, direttore. Va bene, arrivederci.